Torniamo ad occuparci del Bari, che a Parma ha rischiato di interrompere la sua serie positiva che dura da 13 giornate. Una domenica cominciata malissimo, rigore fallito da Bivi e poi in sequenza gol di Pin, Lombardi e Berti, si è trasformata soltanto in una domenica di paura, grazie alla nebbia. La partita, come detto, è stata sospesa a 4 minuti dal termine dall'arbitro Pezzella. Dopo essere rientrato negli spogliatoi, il direttore di gara, sollecitato dai giocatori del Bari, si è ricordato di non aver recuperato i 4 minuti non giocati a causa della sospensione, decisa proprio all'inizio della ripresa. Tornati tutti in campo, la fitta nebbia ha però impedito la ripresa del gioco e dopo 15 minuti di inutile attesa, Pezzella ha definitivamente sospeso l'incontro, che quindi dovrà essere rigiocato. Questi i fatti che hanno dato luogo alle proteste civili del pubblico di Parma, certamente consapevole del futuro che attende la squadra di Carmignani, ma al tempo stesso deluso perché una volta tanto i ragazzi di casa avevano compiuto un'impresa clamorosa, ma inutile al tirar delle somme.